Ciao da Fantastico! Oggi vi parlerò dei voti. I body sono un elemento importante della vestizione di un bambino e sono nati come discorso intimo. Perché si chiamano body? Perché originalmente erano delle magliette, quindi sono in puro cotone, sono elasticizzati o in costina e poi è stata aggiunta questa chiusura al patello che è molto importante in quanto la maglietta rimane aderente al corpo del bambino e lui non si scopre. Abbiamo diverse aperture. Questa che vedete alla mia destra è un'apertura laterale molto adatta proprio per i primi mesi del bambino, in quanto il bambino viene adagiato sulla schiena ed è molto facile manovrare le sue braccia per poterlo vestire. Quello centrale è invece un body con apertura all'americana. Anche questo si è molto estensibile per il passaggio testa. Quello a sinistra è invece un body un pochino per un bambino più grande perché ha l'apertura alla spalla con dei piccoli bottoncini a pressione che vengono rivestiti all'interno e quindi molto sicuri anche per il bambino, per la sua spalla e non fanno sicuramente male alla sua pelle. In questo caso il body lo vediamo sempre con la manica corta. Abbiamo una che è una versione primaverile e autunnale. Anche invernale, diciamo, perché il bambino ha sempre molto caldo e quindi va bene anche nei nostri appartamenti che sono molto riscaldati. Abbiamo anche una versione con la manica lunga, particolarmente adatta anche qui a climi più freddi oppure a abitazioni che hanno meno caldo all'interno. La versione estiva del body è senza maniche. Per il maschietto abbiamo questo capo con la spallina un po' più larga ed anche ci sarà la versione femminile con la spallina leggermente più larga. Quello più sfiziosetto è invece per la femminuccia questa spallina stretta con tutta la croquette che lo borda, sempre in puro cotone e sempre molto elastice. Il body che prima abbiamo visto in versione intima è che possiamo anche comprare con una piccola stampina davanti o in confezione multipla. Ora si è evoluto ed è diventato esternabile. Quindi lo possiamo avere girocollo con l'apertura dietro, aperto davanti a polo con un piccolo collettino oppure un finto taschino, aperto dietro e che imita un po' una finta maglietta e quindi qui c'è lo stacco tra il sopra e il sotto. E questo è un abbigliamento molto piacevole per l'estivo, molto pratico e soprattutto anche molto economico, perché il bambino vestito così sta fresco, noi ne possiamo avere diversi tipi e li possiamo cambiare giornalmente e quindi così si passerà tutta l'estate. Vi aspettiamo su fantastico.com dove troverete un'ampia scelta di questi budini e alla prossima!